Amici pescatori, buongiorno e ben ritrovati da Raffaele Nappo. Oggi sono in Campania, con esattezza a Salerno, e sarò ospite di Salvatore Senatore. Salvatore, nonché Sasa Fishing, organizza lezioni di pesca. Salvatore, innanzitutto, qual è la tua zona di pesca solitamente? Quindi penso Salerno, Costiera Amalfitana, mi allora, sbaglio? Raffi, finalmente siamo riusciti a organizzarci. Era da tempo che volevamo, ci siamo riusciti. Sì, la mia zona è la Costiera Amalfitana, prevalentemente la Costiera Amalfitana. Ci troviamo su Salerno e battiamo un po' tutto quello che è il Golfo di Salerno. Quindi zone bellissime, spostandoci verso Positano. Sabato, oggi saranno totali. Mi spieghi un po' dove e cosa andremo a fare? Allora Raffi, percorreremo più o meno un 8-9 miglia, ci allungheremo verso il largo di Amalfi e pescheremo su una batimetrica più o meno che va dai 600 agli 800 metri. Sabato ti dico, ti farò tantissime domande perché questa tecnica viene praticata in diversi punti d'Italia in maniera differente, quindi sì, ci tengo a capire come tu qui da noi, perché anche io sono campano, pratichi questa pesca. Direi che sono quasi le 6 e non anche se già sei tanto tu, io non devo insegnarti niente. Assolutamente, questo comunque, diciamolo e chiariamo questo concetto, è una pesca tipica di questa zona della Costiera Amalfitana. Praiano, Positano è proprio una zona tipica e storica, una tecnica che si pratica da tanti tanti anni. Benissimo, si va, Sabato? Dobbiamo solo partire. Perfetto, andiamo. Ragazzi, allora la totanara che andiamo a utilizzare è questa qui, composta da 2 cestelli e 3 distanziali. Si andrà praticamente a bloccare in questa maniera, con il cappuccetto all'apice della totanara che andrà in questa posizione. A me piace utilizzare a monte della totanara un terminale in nylon del 120-140, non è necessario il fluorocarbono, va benissimo il nylon. Utilizzo anche questi tubicini che fungono da protezione, perché comunque quando capita che vengono a mangiare dei totani di taglio importante è buona norma tutelarsi. Un metro e venti, un metro e mezzo di nylon, alta protezione, e andiamo poi direttamente a collegare sulla girella il moschettone della canna. Adesso vi mostro l'innesco, stiamo utilizzando delle alacce, vanno benissimo sia le sarde sia il addirittura c'è chi utilizza il petto di pollo, la qualunque, il polmone del vitello, la qualunque. Per comodità, per praticità, io ho delle sarde sottosale che ho sempre a disposizione nel congelatore, quindi già porzionate, e vi mostro il disco. Il consiglio che sento di darvi è quello, per praticità e anche per sicurezza, di staccare direttamente le corone della totanara, perché sennò c'è il rischio, se uno non ha molta praticità, di andarsi a fare male, ma è anche comodo anche per chi ha più esperienza. Andiamo a tagliare testa e coda della sarda e la andiamo a posizionare sulla nostra totanara. Ci aiutiamo con del filo elastico e iniziamo a compattarla. Facciamo qualche giro, dopodiché prendiamo altra sardina e la andiamo a posizionare al lato. Altri 3-4 giri, altra sarda, finché non andiamo a coprire tutta questa porzione. Una volta che abbiamo innescato bene tutta la nostra totanara, andiamo ad effettuare diversi giri con il filo elastico per andare a compattare ancora meglio tutto il nostro innesco.
onde evitare poi che al primo totano che ci viene a mangiare andiamo a perdere tutto. Invece se siamo lesti, veloci a vedere la mangiata del totano, possiamo tranquillamente fare anche 4-5 calate, non avremo nessun problema e non avremo la necessità di andare a rinnescare. Saliamo su, scendiamo, andiamo verso la coda, risaliamo e siamo pronti. Andiamo a collegare il cappuccio. Andiamo a collegare la prima corona sul distanziale, la seconda corona con il primo. Perfetto. Non ci resta che calare e siamo in pesca. Salvatore, la prima domanda non riguarda la pesca. Perché Sasa Fishing? No, Sasa Fishing è molto semplice, è una lunga storia che nasce più di 30 anni fa. Io ho 38 anni e fin da quando avevo 3-4 anni iniziavo con il retino, come un po' tutti, come sicuramente anche tu, degli scogli a prendere i granchetti, i gamberetti, i pesciolini. E già i miei genitori mi chiamavano Sasa Fishing. Quindi è una storia che nasce più di 30 anni fa ed è questo soprannome che mi è stato dato prima dai miei genitori e poi anche da amici, parenti, e per questo poi è nato l'acronimo che prende il nome poi della mia associazione. Bene. Salvatore, ascolta. Io nel frattempo guardo le canne, Raffa, perché siamo in pesca. Siamo in pesca. Salvatore, la pesca al totano è possibile praticarla ormai 24 ore al giorno, diciamo. E penso che la prima scelta che va fatta è quella della batimetrica giusta. Assolutamente. Secondo la tua esperienza, magari di giorno, fammi la differenza, quella che è la scelta di giorno e quella che è magari di notte, al tramonto. Quali pensi siano le batimetriche da praticare? Sì, Raffaele, assolutamente. Questa è una tecnica che si può praticare sia di giorno che di notte. Di giorno da più o meno 4-5 anni esplosa proprio come tecnica, in quanto è abbastanza semplice, ovviamente poi come ogni tecnica ha le sue piccolezze, le sue particolarità che poi ti permettono di fare la differenza, però di giorno si pesca prevalentemente dai 550-600 metri fino agli 800-850, anche 900 metri, quindi il totano, che comunque è un predatore, si sposta e compie proprio delle vere e proprie migrazioni lungo la colonna d'acqua, di giorno va più in profondità, mentre a ridosso del tramonto si avvicina e addirittura lo possiamo trovare anche a 150-200 metri. Tant'è che in costiera, a ridosso appunto del tramonto, tante piccole barchette, perché qui è una tradizione, sotto costa, piccoli cozzetti, la praticano, però su batimetriche decisamente meno impegnative, si può effettuare anche a mano, con lenze a mano, canne, mulinelli, senza l'ausilio di mulinelli elettrici. Quindi diamo un consiglio diretto, di giorno qual è secondo te la batimetrica giusta? Di giorno io partirei sicuramente dai 600 metri a scendere, però prestando attenzione anche alla cartografia, dove vediamo dei salti batimetrici, delle scadute, sono sicuramente nelle zone dove provare. Quindi 600 a scendere di giorno e invece di notte? Di notte invece dai 120 fino ai 250 metri. Perfetto. Sabato, come tu hai spiegato prima, abbiamo fatto la prima prova a 650, poi in effetti ci siamo spostati e stiamo calando nuovamente. Sì, Raffi, abbiamo fatto il primo tentativo su quella batimetrica lì, però non abbiamo riscontrato catture. Abbiamo fatto due calate, dopodiché ho valutato di spostarmi perché non avevamo avuto mangiate, siamo andati sui 750. Quindi un po' più profondi, in un'altra zona, sempre nelle vicinanze, e vediamo che succede. Ragazzi, siamo appena arrivati con la rotanara, Raffaele, guardate che un pesce abissale, Ludis hyalina, un luccio di mare, purtroppo nella risalita è morto, guardate che colori, ovviamente lo andiamo a liberare, se lo mangerà qualche pesce, Raffaele, che non ha un valore nutrizionale importante. Le sorprese del mare. Raffaele, qui mi sa che l'abbiamo preso, è il primo.
Guarda la canna come è piegata, la Bandit. Salvatore, l'abbiamo preso sul fondo oppure a quanti metri dal fondo? Più o meno eravamo staccati un 200 metri, ha mangiato sui 500 metri più o meno. Ci vorranno 3-4 minuti e poi mostriamo le ultime fasi. Eccolo Raffaele, un totanetto, veramente piccolino, forse i più buoni però da mangiare, eh? Senza dubbio. Bello, bello, bello. Nemmeno 20 minuti fa, parlando con Raffaele, dicevamo appunto che c'è una concreta possibilità di prendere il totano anche mentre la totanara scende lungo la colonna d'acqua. Tant'è che mentre stavamo parlando, a un certo punto ho visto il filo creare un bando. Il filo addirittura iniziava a fare i giri sul pelo dell'acqua. Che cosa è successo? Un totano di grandi dimensioni ha letteralmente abbracciato la totanara e siamo in combattimento. Come potete vedere dalla punta, sulla grandissima Nautilus. Guardate che piega! Stiamo salendo, siamo a 400 metri. Il totano ha mangiato a 500 metri su un fondale di 700. Questo però lo salva Raffaele, Siamo quasi alla fine, siamo a 35 metri e vedremo cosa abbiamo attaccato. Intanto Salvatore prende il guadagno. Eccolo qua ragazzi. Dai Salvatore, dai. Eccolo ragazzi, è un mostro. È un bel totanone. Mamma mia. Già mi ha fatto il bagno. Ovviamente. Ah, complimenti, complimenti. Eccolo qua. Totani degli abissi. Ragazzi, un mostro. Ragazzi, eccolo qua. Un mostro. Qui come si fa? È un programma itinerante, gira un po' tutto l'Italia, però tu mi capisci se ti parlo in napoletano. Assolutamente sì. Che sta fermo, Salvatore, ti devi spostare, ti devi spostare. Comunque, sempre su un fondale di 750, di nuovo a 550, sì, Salvatore. Stanno stazionando su questa batimetrica qua, un po' più alti. Ti fanno solo un piacere, Raffaele, perché dobbiamo scendere meno in profondità, quindi recupero un po' più veloce. È un po' più rapido. Siamo ancora a 350 metri, 335 per l'esattezza, ed effettivamente sta dando delle belle belle tempate. Abbiamo ridotto un poco la velocità per cercare di non perderlo, anche se c'è un po' di mare leggermente formato, quindi c'è la possibilità su questa onda di poter slamare il totano. Ragazzi, ci siamo! Ciao Sara! Salvatore mi ha fatto il bagno! Ci ha fatto il bagno! Vai, va! Shampoo, barba e capelli! Ecco qua! Ragazzi, un altro mostro della preistoria! Raffi, ma tu lo sai il motto della barca? Lo conosci?
Ma qualche volta l'ho sentito, secondo però lo volevo me, dire dopo, lo volevo secondo dire. Secondo me l'hai sentito qualche volta. Sempre solo grandi emozioni. Eccolo qua. Ecco qua. Adesso poi ci fa un altro sciam. No, io ci ho fatto, già tanto. Grande. Vai. Salvatore, stiamo andando nuovamente giù. Abbiamo fatto un'altra cattura. Qualche piccola domanda e qualche chiarimento riguardo all'azione di pesca. E per azione di pesca, Salvatore, intendo la velocità di recupero, se c'è qualche piccolo, chiamiamolo trucco o qualche variazione di velocità. Fammi capire tu solitamente cosa fai, come ti muovi. Allora sì, in effetti qualche trucchetto c'è, poi ovviamente ognuno ha la sua scuola di pensiero, i suoi modi per intendere la pesca. Però quando si pesca a totale su queste batimetriche spesso si usa alternare la velocità, alternare il recupero, quindi con fasi di recupero medio-lento per poi salire drasticamente, molto rapidamente per 10-15 metri, poi si rallenta nuovamente. Si può decidere di attendere più o meno sulla mezz'acqua qualche minuto per richiamare i pesci per poi dopo risalire nuovamente con calma. Le tipologie sono differenti. Quello che ti posso dire in base alla mia esperienza o come a me piace pescare, io di solito pesco con 2, 3, alle volte anche 4 canne quando mi trovo in condizioni di corrente ideali, cioè praticamente assente, perché pescando con il motore elettrico a prua riesco a mettere in pesca anche 3-4 canne. Quando mi trovo in queste condizioni mi piace alternare una canna, aziono un recupero, imposto un recupero più veloce, e le altre canne un pochino più lente per capire il totono in quella giornata come preferisce mangiare, se con la totonara con una risalita più veloce o risalita più lenta. Perfetto. E spesso può fare la differenza avere questa accortezza. Una domanda secca: secondo te il totono è un cefalopode abitudinario, mangia sempre nella stessa maniera oppure può cambiare da giorno a giorno, magari secondo le fasi lunari? No, assolutamente, il totano è un animale estremamente complesso, conosciamo poco di questo animale che in effetti è molto misterioso e come ti dicevo prima compie delle migrazioni durante il corso della giornata, quindi nelle fasi dove abbiamo il sole alto lo troveremo più in profondità, mentre poi con l'avvicinarsi del tramonto delle tenebre tenderà a scendere più verso l'est. Quindi oltre ad andarlo a ricercare in delle zone dove abbiamo delle scadute, dei promontori che salgono e scendono, dobbiamo tenere in considerazione anche questo aspetto, che quindi a maggior ragione quando si avvicina la notte dobbiamo tendere ad avvicinarci nel sottocosta fino ad arrivare, come ti dicevo prima, anche ai 150-200 metri. Perfetto, grazie. Salvatore, puoi venire. Grazie, adesso posso venire? Vuoi. Posso. Scherzi a parte, abbiamo sostituito la Nautilus 1000 con la Baltimora 2030, 550 metri precisi. Spaccati, si ferma la totanara, di nuovo totana in carta. Avevamo detto però che stavano stazionando su questa batimetrica, nemmeno il tempo di arrivare. Pacca. Canna piegatissima. Dopo vedremo la differenza tra le varie canne e quelle che è il comportamento delle canne in pesca. Intanto lo faccio recuperare da Salvatore. Grazie Raffaele, grazie. E vai! Vai! E vai, spruzza! Qui! Spruzza! Stava lanciando un'altra volta Raffaele sulla canna, l'ho bloccato in tempo! Pronti? Eccolo qua! Un altro bel totanone! Vediamo anche la totanà! Raffaele, io direi che con questo, correggimi se sbaglio, abbiamo raggiunto il limite massimo del pescato che potevamo riuscire a catturare. Come ben sapete sono 5 kg a testa, questo sarà sui 4 kg e mezzo, più quello piccolino siamo a 5, gli altri due superano abbondantemente i 5 kg, quindi tanta roba. Ok, a prescindere Salvatore dai chili di pescato meno,
io direi di liberarlo, perché poi ci stiamo divertendo, andiamo avanti così. Assolutamente sì. Vai. L'esemplare di taglia ci ha fatto divertire e merita di essere liberato. Tanto la nostra cena ce la siamo già garantita. Va bene così, lo facciamo un po' ossigenare. Ovviamente lui è un po' provato perché è salito da 800 metri. Abbiamo un attimino il tempo di riprendersi. Ecco. Fatto una sifonata e lentamente scende giù. Salvatore, qualche altra piccola domanda. Complesso pescante. Sì. Parlami di cosa solitamente usi in bobina, quanti metri e poi piano piano fino ad arrivare alla totalità. Allora Raffaele, per questa tecnica che comunque si tende ad avere un approccio gravoso, vista la mole dei pesci, dei totani che possono arrivare e possono superare anche i 15 kg, sono molto forti, molto elettrici, quindi ci servono delle attrezzature serie, di primo livello, e anche con un'attenzione sui libraggi, come giustamente dicevi. Io in bobina utilizzo tassativamente un multifibra, e non mi azzarderei a scendere sotto un 50 litri, quindi diciamo non andrei sotto uno 0,30, uno 0,28. All'occorrenza, se sappiamo che in zona ci sono esemplari di taglia, anche uno 0,40 lo si può utilizzare. Quindi dal 30 al 40? Dal 30 al 40, almeno 800-900 metri di multifibra, perché poi quando troviamo corrente la totanara si stende, inevitabilmente, quindi serve una grande capienza. Alla fine, come avete visto, uno spezzone di nylon del 120 collegato con un semplice moschettone di buon livello. Assolutamente sì, girello e moschettone, e una totanara che va dai 700-800 grammi fino al chilo, chilo e due, anche chilo e quattro. E con queste canne io utilizzo le Bandit, però come giustamente dicevi tu, abbiamo utilizzato un po' quasi tutta la serie dell'Italcanna. La Bandit 1000, che è una canna storica di casa Italcanna, la Baltimora, la 2030, abbiamo utilizzato la Nautilus, poi ovviamente in base alle preferenze. Poi ci arriviamo alle canne, Salvatore. Riguardo alla totanara, ti ho detto in questo momento probabilmente stiamo pescando con una totanara sul chilo e 3, chilo e 4. Siamo intorno al chilo e 2. Chilo e 2, poi ovviamente quindi con le sarde ha una discesa abbastanza veloce, però come abbiamo visto i totani non hanno problemi a fermare una totanara così pesante, quindi mangiare in caduta, nonostante sia un chilo e due. Assolutamente, ovviamente gli esemplari di taglia importanti, quindi esemplari che superano i 2-3 kg riescono a fermarla anche con una discesa veloce, i piccolini ovviamente no. Sembra la stessa Baltimora, ma non è così, perché quella dove abbiamo preso il totana è la versione 20-30, questa invece è 12-20. Vediamo come si comporta. Amici pescatori dal salottino Sasa Fishing. Precisamente. Una bella domanda per Salvatore. Salvatore, ho parlato con tantissimi pescatori, sono andato a pesca con tanta gente, a prescindere dai filmati. 10 pescatori di totani, 10 pescatori ti dicono cose differenti. E tutti hanno la loro ragione, il loro principio, il loro modo di pensare. Ti faccio questa domanda perché abbiamo visto in pesca Bandit 1000, Nautilus 1000, Baltimora 2030, Baltimora 1220. Questo perché Bandit 1000 e Nautilus sono delle canne un po' più nervose. Assolutamente. Baltimora 2030 e 1220 un po' più morbide. Quindi ci sono due correnti di pensiero. Canna dura che rispecchia Salvatore. Canna morbida invece, tipologia e tecnica differente dalla tua, ma comunque con un principio, valida, con una fondatezza. Nel mio caso, dove io vado a praticare con la stessa canna anche delle tecniche diverse, quando porto le persone in barca per andare a pescare con queste lezioni di pesca, io con la Bandit, che ha anche una lunghezza più lunga, più grande, mi permette di utilizzarla anche con gli occhioni, quindi con parature più lunghe sui 3 metri per avere qualche bracciolo in più, e poi subito all'occorrenza, terminata la sessione occhioni, ci spostiamo sui totani e ci divertiamo mantenendo sempre lo stesso muriero, la stessa canna mi permette di fare tutto. Quindi io ho trovato, diciamo, un po' la tua quadra. La mia quadra.
ciò nonostante le Baltimora, come abbiamo visto, sono spettacolari, pieghe incredibili, il divertimento è assicurato, la Nautilus idem. Se mi chiedi la mia preferenza, mi sposto in questa direzione. Benissimo, grazie ancora. Salvatore, innanzitutto devo dirti grazie per l'ospitalità, per la pescata, per il divertimento e grazie per avermi portato nei tuoi posti bellissimi, tra l'altro abbiamo Positano, sbaglio che... No, sì, però di fronte abbiamo Praiano, lì è Positano. E poi Amalfi un po' più. Un po' più, contesto naturalistico spettacolare. Assolutamente sì. Sabato, io devo dire una cosa, per chi non ti conosce, ma io ti conosco e ti seguo, devo dire che Salvatore Senatore non è solamente Totani, volentino di profondità ad altissimi livelli, traina, orate, di tutto e di più veramente. Quindi ti rinnovo i miei complimenti. Grazie ti a te. Ti ringrazio, spero di condividere ancora tantissime pescate insieme. Certo. Come tu hai detto da poco, potremmo ancora continuare a pescare, Salvatore. E allora Raffaele, è l'una, potremmo continuare tranquillamente a pescare altre 4-5 ore. Io però direi che ci siamo divertiti. Due totani XL, due mostri che abbiamo presi, uno più piccolo. Abbiamo effettuato anche un bellissimo rilascio, che non è cosa da tutti i giorni. Siamo stati bene, ci siamo divertiti. Anche io mi auguro che questa sia la prima di una lunga serie di pescate insieme. Con grandissimo piacere. Invece a noi, appuntamento come sempre alla prossima avventura di Qui Come Si Fa.